Due veicoli e 300 capi d'abbigliamento, tutti rubati, recuperati dalla Polizia Municipale alla sera della vigilia di Natale. L'inaspettato ritrovamento è avvenuto in due zone distinte di Faenza, uno in Via Boschi, una delle zone più martoriate della città, a proposito di furti nelle abitazioni e nelle auto in sosta, anche se da diversi mesi non si hanno più notizie di ruberie. Questa volta le forze dell'ordine, invece di accertare un furto appena commesso, hanno verbalizzato il ritrovamento di un'auto rubata a Villanova di Forlì all'inizio del mese di dicembre. Era circa mezzanotte, la pattuglia della municipale stava perlustrando il territorio proprio come servizio di prevenzione ai furti. Controllando nella banca dati le auto in sosta, è emerso il veicolo rubato, una Fiat Palio, il cui furto era stato denunciato da un 80enne che risiede a pochi passi dalla via Emilia. L'auto era custodita all'interno di un capannone accanto all'abitazione e probabilmente i ladri l'hanno utilizzata in questi mesi per alcuni colpi commessi nel territorio. All'interno, infatti, gli agenti hanno ritrovato coperti da fogli di cartone 300 capi d'abbigliamento, fra maglioni, cardigan e sciarpe, tutti nuovi, di cui tuttavia non è stato ancora rintracciato il legittimo proprietario. Al contrario, invece, l'anziano forlivese ha ricevuto per Natale la buona notizia del ritrovamento dell'auto. Stesso regalo è toccato ad un 78enne di Pezzolo, vicino Russi. Qualche ora prima del ritrovamento in via Boschi, infatti, la municipale è stata chiamata in via Cantagalli, dove all'interno di un piccolo parcheggio nel quale termina la via, i residenti hanno notato un'auto estranea, non appartenente a nessuno di loro. Era una Fiat Doblò che, al controllo della banca dati, è risultata rubata a metà luglio, sottratta al proprietario nonostante fosse stata parcheggiata nel garage dell'abitazione. E nella giornata di oggi, l'uomo è arrivato a Faenza per rientrare in possesso del proprio veicolo.